Anche la situazione portieri in casa Pescara potrebbe avere una soluzione nella parte finale del calciomercato. Uno tra Alessandro Iacobucci e Raffaele Di Gennaro in teoria lascerà la società biancazzurra. Se dovesse essere Iacobucci, l'ex portiere di Entella e Frosinone avrebbe chiuso con una sola partita all'attivo, proprio l'ultima, prima della sosta ad Ancona, una breve parentesi con la squadra della sua città. Il coronamento di un sogno comunque per uno che da ragazzo frequentava la Curva Nord. Se dovesse essere Di Gennaro, l'ipotesi al momento più plausibile, saprebbe di beffa per un giocatore che è stato tra i migliori per rendimento nella prima parte della stagione fino al giorno dell'infortunio. Ed è proprio la gara della 12ª giornata tra Pescara ed Olbia dello scorso 31 ottobre la sliding door delle gerarchie tra i pali. Una uscita provvidenziale di Di Gennaro evita la capitolazione al Pescara a pochi minuti dalla fine sul risultato di 0-0. Un'azione provvidenziale visto che poco dopo Drudi segnerà il gol partita, ma che costa al portiere la frattura della clavicola. Il baby sorrentino, che aveva già impressionato in alcune amichevoli estive, diventa titolare. Di Gennaro si opera e inizia la riabilitazione. Il Pescara si cautela con lo svincolato Iacobucci. La linea più verde della società, ora che il primo posto è svanito, oltre che le indubbie capacità, hanno reso Sorrentino il titolare e per Di Gennaro una beffa doppia, tanto da diventare il potenziale sacrificabile dopo due mesi da assoluto protagonista. Resta però da capire quali saranno le dinamiche di mercato. Sul 28enne scuola Inter, sovente perseguitato dagli infortuni, eventuali club possono avanzare dubbi sul pieno recupero dopo la convalescenza. D'altro canto, Iacobucci è nel pieno delle sue forze e ad Ancona ha giocato una buona gara. Entrambi hanno il contratto fino al prossimo giugno. Intanto, partito Radaelli, il preparatore dei portieri Luca Aprile si prende cura, oltre che di Sorrentino e Iacobucci, anche del 2004 Simone Servalli della Primavera, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dalle giovanili dell'Albino Leffe.